Eccoci nelle segrete del castello a Buggiano, siamo nel Palazzo Pretorio dove il 25 settembre ci sarà il convegno su Dante tra Pistoia e Lucca in occasione dei 700 anni della morte di Dante, convegno tra l'altro patrocinato dal Comitato Nazionale per le celebrazioni dantesche. E abbiamo scelto questo come terzo luogo dantesco della Val di Nievole, dopo il Ponte di Dante, dopo il Castello di Cozzile, perché qui possiamo ambientare la lettura di un passo celeberrimo della Divina Commedia, la storia di Ugolino e dell'Arcivescovo Ruggeri. Siamo nel nono cerchio dell'inferno, quindi il cerchio più basso, coperto dal gelo del lago di Cocito, dentro il quale sono prigionieri i traditori. E l'attenzione di Dante viene attirata da due in particolare, che sono chiusi dentro la stessa buca di ghiaccio e uno, il conte Ugolino, divora la nuca dell'arcivescovo Ruggeri, l'altro peccatore insieme a lui. Naturalmente Dante si fa raccontare da Ugolino il perché di tanto odio, di tanta ferocia, e Ugolino racconta di essere stato tradito dall'arcivescovo Ruggeri. Tutta la vicenda è famosa e si svolge a Pisa appunto verso la metà del 200, e di essere stato catturato e rinchiuso insieme a suoi due figli e altrettanti nipoti nella Torre della Muda, una torre pisana appunto dell'epoca. E leggiamo quindi la parte più emotivamente coinvolgente del racconto di Ugolino. «Breve pertugio dentro dalla muda, la qual per me ha il titolo della fame, in che conviene ancor ch'altri si chiuda, m'avea mostrato per lo suo forame più lune già, quando io feci il mal sonno che del futuro mi squarciò il velame. Questi pareva a me maestro e donno, cacciando il lupo e i lupicini al monte, perché i pisan veder Lucca non ponno, con cagne magre, studiose e conte, gualandi con Sismondi e con Lanfranchi, s'avea messi dinanzi dalle fronte. In piccio il corso mi parieno stanchi lo padre e i figli, e con l'agute scane mi parea lor veder fenderli fianchi. Quando fui desto innanzi la dimane, pianger sentì fra il sonno i miei figliuoli, che eran con meco e domandar del pane, ben se crudel, se tu già non ti duoli, pensando ciò che il mio corso annunziava, e se non piangi, di che pianger suoli? Già eran desti, e l'ora s'appressava che il cibo ne solea essere addotto, e per suo sogno ciascun dubitava, e io sentii chiavar l'uscio di sotto all'orribile torre, ond'io guardai nel viso a miei figliuol senza far motto. Io non piangea, sì dentro impetrai, piangeva negli, e Anselmuccio mio disse, tu guardi sì, padre, che hai? Perciò non lacrimai, ne risposi io, tutto quel giorno nella notte appresso, infin che l'altro sol nel mondo uscio. Come un poco di raggio si fu messo nel doloroso carcere, e io scorsi per quattro visi il mio aspetto stesso, ambo le man per lo dolor mi morsi. Ed ei, pensando che il fessi per voglia di manicar, di subito levorsi e disser, padre, assai ci fia mendoglia se tu mangi di noi. Tu ne vestisti queste misere carni e tu ne spoglia. Quetami allor per non farli più tristi, lo dì e l'altro stemmo tutti muti. Ai, derratura, ai dura terra, perché non t'apristi? Poscia che fummo al quarto dì venuti, Gaddo mi si gettò disteso ai piedi, dicendo, padre mio, che non m'aiuti? Qui vi morì, e come tu mi vedi, vidio cascarli tre ad uno, tra il quinto dì e il sesto, ond'io mi diedi, già cieco, a brancolar sovra ciascuno, e due dì li chiamai, poi che fur morti, poscia, più che il dolor, poté il digiuno.